Ciao a tutti, lui Luì e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. Oggi siamo tornati nella nostra avventura nella scuola prigione. Infatti lui ha detto bene, perché inizialmente sembrava una scuola bellissima, una scuola americana, una high school, ma poi ci siamo resi conto che c'erano delle cose un po' strane. Esatto, come vedete al momento ci troviamo dentro una caverna, e questa non è una caverna qualunque, ma è la caverna che si trovava sotto la scuola. Infatti attraverso una specie di buco siamo finiti qui dentro e adesso non vediamo nessun'altra via d'uscita. Come vedete abbiamo fatto questo percorso, siamo riusciti a non cadere nella lava. Non vi nego che un paio di volte ho toccato la lava e mi sono ustionato abbastanza. Esatto, adesso siamo arrivati qui, che sembra un punto di non ritorno, perché c'è questo scheletro inquietante, poi c'è questo palo d'acciaio. Aspetta, qui è proprio dove possiamo salire, ci possiamo arrampicare. Non ci avevo pensato. Andiamo, dai, funziona. Vai, funziona. Vestiti così sembriamo due spie più che due scolaretti. È vero, sembriamo James Bond e la sua fidanzata Sophie Bond. Ok, sei un nuovo zio Pippo. Sì, zio Pippo, per chi non lo sapesse, è questo omino inquietante con questo sorriso da clown. Zio Pippo, ci sei mancato. No, a me non è mancato per niente. Allora, io già qua leggo il cartello che ho scritto: attenzione, pavimento scivoloso. Scusatemi, sì, è scivoloso per via dell'acido? Sì, perché quello verde che stiamo guardando è acido. Mamma già mia, prima la lava, poi l'acido. Altro che scuola, questa qui è la stanza degli orrori. Non voglio assolutamente scivolare nell'acido, quindi prima fatemi fare un controllino. Magari possiamo uscire da qui e tutti i problemi sono risolti. Lui, ma non so se l'hai notato, ma ci sono proprio delle barre con i chiodi che impediscono di uscire dalle porte. Ehi, ma qui cos'è? No, niente, dei mattoni. Ah, niente. E anche qui è chiuso, cavolo. Lui, non c'è altro da fare. Mi sa che dobbiamo avventurarci in questo percorso pieno d'acido. Ragazzi, augurateci buona fortuna. Attento, okay. Guarda, è l'acido fino alle caviglie. Mamma mia. Oh no. Arrivati qui, bisogna saltare. Ok, ok, ok. Ok, piano, piano. Va bene. No! Lui, hai visto? Guardami, guardami. Dai, che io sono... mi sono sciolto. Ma questa mappa è difficilissima. Ma veramente fuori di testa. Se finora era difficile, adesso lo è ancora di più. Oh no, no! Certo, non vorrei essere al posto di chi ha messo qualcosa in questi armadietti. Significa che non lo potrebbe mai più prendere. Lui, mi sarò di nuovo sciolta. No, anch'io. Perché ogni volta che ti guardo mi sciolgo anch'io? Perché è veramente difficilissimo. Basta sfiorarlo. Vedete? No, lui, ti sei risciolto davanti a me. Non ce la faremo mai, Sufì. Rimarremo per sempre in questa prigione scuola. No! Stavo per dire, no, non dire così, ce la possiamo fare. E mi sono sciolta nuovamente. Faccio tutto una corsa, arrivo velocemente e me ne vado. Sì, te ne vai sciogliendoti. Dai, chi va piano va sano e va lontano, okay, ricordi? Ok, ok. Ok. Non mi giro no! indietro. Non mi interessa se ti sei bruciata, non mi giro per riguardarti, perché ogni volta poi perdo. Brava, brava, Sofì. Brava, Sofì. No, brava, anche io. L'angolo dell'acido. Ragazzi, ci dobbiamo concentrare. Basta okay sbagliare. Ok, no, sono quasi. Io ci sono quasi, io ci sono quasi. È una mappa bruttissima. Voglio uscire da questa scuola maledetta. Non ci credo, non ci credo. Ce l'ho fatta. Sì, sì. Però io sono ancora qui. È veramente difficile superare quest'angolo. Continua, continua, così, attenta, girati, okay, girati, okay. Brava. No. Attenta, sei proprio a bordo. Mi sta venendo un attacco di panico. Sei proprio al limite, così. No. Che fai, saluta le trote da sola? Ok, dai, ti mostrerò che sono bravissima, perché io sono una cacciofina, il mio colore è il verde. Sì, vabbè, io intanto inizio a prendere i pantaloni resistenti all'acido, guarda. Ma guarda, dai, ce la sto facendo. Effettivamente, ecco, non ho finito neanche la frase, non devo più parlare, mi butto la bocca e butto la chiave. Sono d'accordo, devi stare veramente zitto. Quindi questi pantaloni li vuoi o no? Sì, li voglio. Ok, dammi un attimo che li prendo e te li sto passando. No, lui, guarda, non ho intenzione di mettere i tuoi stupidi pantaloni, perché saranno orrendi. Io penso di avere qualcosa di meglio. Guarda qui, oh, oh yeah, adesso ma... qualcuno può volare. Hai un jetpack? Sì, sì, che non so utilizzare, ma che ho. Ma scusa, hai avuto un jetpack fino a questo momento e lo stai tirando fuori soltanto adesso? Sì, lui, ma non lo so utilizzare. È molto difficile muoversi con questo coso. E vado! Sì, e vai nell'acido, ma dove sei andata? Aspetta.
Ti sei fatta tutta una striscia con l'acido. Ma perché? Dai, 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 Sofì. Wow! Dai, ma dove vai? Lui. Sì. Io ho qualche problemino con questo coso volante. Sì, l'ho capito perfettamente. Guarda, tira giù. Sì. Scendi da quel coso. Ok, premi subito questo tasto verde qui davanti a me, per favore. Premilo istantaneamente, subito, per favore. Tasto verde tipo acido? Sì, si clicca. Ok. Mi hai fatto prendere un colpo quando ti ho visto volare con quel coso sul tetto. È stato divertentissimo. Me lo presteresti anche a me? Mi piacerebbe fare un giretto su quel coso. Dai, tieni, te lo presto. Ok, grazie. Sì, eccolo, ce l'ho. Wow, guarda che bello. Stai fluttuando. E vedi, non è facile manovrarlo. No, per niente. Però così posso schivare facilmente tutte le trappole. Ma è bellissimo, dai, ci provo anch'io. Okay, ce l'ho fatta. Vediamo, voglio provarci senza. Voglio saltare. E questi sono veramente difficili da saltare, perché sono molto alti. Sono altissimi, infatti. Bisogna fare dei salti altissimi. Bravissima. Dai, continua così. Dai, dai, dai. Ok. Ritorniamo, dai, ok. Ormai una volta che ho superato l'acido penso di poter superare tutto. Eh sì, quella era veramente la parte più difficile. Difficilissima. Dai, siamo vicini, no, alla porta. Era l'ultimo saltello. Lui, io ho potuto constatare che ogni volta che sbatto, sì? Che comunque tocco qualcosa che non dovrei toccare, perché tu parli? Ora non parlo più. Sai cosa faccio? Prendo il jetpack e volo. Vedi? Infatti vola. No, devo ricominciare tutto da capo. Ah no, okay. Devo rifare tutto il tragitto. Okay, infatti pensa a te, non guardare me, grazie. E io ti volo accanto. Oh yeah, sì. Ce l'abbiamo fatta. Possiamo uscire? Perfetto, dietro questa porta c'è finalmente l'uscita. Eh? L'uscita? Ma cos'è questo posto? Non lo so, so solo che c'è di nuovo zio Pippo. Siamo sempre nella scuola maledetta, ma sembra un posto astratto, è una stanza di legno. Già, dovrebbe essere, penso, la cartoleria, perché vedo che ci sono delle matite, un temperino, una gomma. Se solo non fosse che sono delle cose giganti. E mi sa che per andare avanti dobbiamo saltare su di esse. Esatto. Qui dobbiamo concentrarci al massimo. È sempre un po' di parkour. Concentrazione, un saltello dopo l'altro. Seguimi e andiamo verso l'uscita. Salgo sopra la matita come hai fatto, dai, tu, dai. Ok. Bravissima. Adesso Vada. Devi saltare qui e poi camminare in equilibrio. Dove sei finita? Sono già caduta. Ragazzi, lo sapete, io col parkour non sono molto brava. Non ci posso fare nulla. Dai, devi semplicemente saltare sopra una matita gigante. Ora dovresti camminare piano piano in equilibrio. Sono un equilibrista. Ok, grande, sì. Bravissima. Adesso salta sul temperino. Sul temperino gigantesco, wow, dai. Che meraviglia. Dai, dai. Sa come tempera bene questo temperino. No. Sei caduta. Sì. Ti sei dimenticata che hai per caso un jetpack in tasca? Vero, potrei utilizzarlo. Ecco. Lo utilizzo subito. Arrivo. Sta volando. Dove sei finita? Ho perso il controllo. Però vedo l'uscita della scuola. Ah, sul tetto. Sembra, sì? Un moscone che vola per la stanza. Ok. Guardate. Ok. Io intanto, oh, yeah, esco da qui. Cioè, sì, l'abbiamo fatta. Sì, e cos'è questa bandierina? Non lo so, so solo che voglio uscire vivo da qui. E dietro questa porta ci dovrebbe essere finalmente l'uscita. Siete pronti? 3, 2, 1, andiamo! No, no, no! Nada de nada! Continua ancora! Bene ragazzi, il video di oggi però si conclude qui. Adesso cliccate davanti a lui per vedere un altro gameplay. Mentre davanti a Sofì per vedere il video di ieri. Mi raccomando, continuate a seguire la nostra avventura. Riusciremo a uscire vivi da questa scuola? Noi speriamo tanto di sì, non vediamo l'ora. Vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao.